Un nuovo bobone, un nuovo bombolo, ecco. bombolo. Lui è Francesco comunque. Ciao. Questo si chiama il vlog strano perché è il doppio vlog. È il doppio vlog. Ciao ragazzi, ciao fan di Lawrence King. Non mi ciao a tutti. Fan di Lawrence King. Cioè, fan, cioè, tre persone. Vabbè. Ne ho 8 iscritti. Facebook, stiamo sì. andando a comprare il gel. Stiamo andando a comprare il gel per lui. Per lui perché ce lo vuole mettere nel peli della testa. Sì. Stavo dicendo un'altra cosa, comunque. I peli del naso, ecco, l'ho detto. E niente, mi ragazzi, piace. Adesso qua. Vi faremo vedere dentro la Conad se possiamo e vi facciamo sbirciare qualcosa. Non è mica un museo. Cosa se vuol dire? Possiamo. No, ci possiamo, non penso si possano fare registrazioni. Io lo faccio di nascosto, faccio finta di giocare col cellulare. Però io ho visto dei ragazzi che lo facevano proprio, dei video tranquilli dentro una Conad. Perché lo fanno di nascosto? No, no, parlavano, non dicono niente. Era lui e una sua amica e parlavano. Tanto guardiamo anche un po' la strada perché sempre guardiamo, palle. Guardate, adesso vi facciamo vedere un po' il posto. Che bella strada. davanti c'è la che signora. Bella strada. Che bella strada, vero? Che bella strada, c'è la signora davanti. Sì. Mi sto inquadrando il mento, aspetta. Allora, questo è una polisportiva. Sì, è una polisportiva. Guardate che bel traffico che c'è. Sta parlando solo lui nel suo... state zitti! Qualcuno deve vabbè, si sta. Buchi. Qualcuno deve riempire i buchi. Adesso attraversiamo la strada. Adesso attraversiamo e la vedete strada. Proprio la scena quando ci zampano. E questo video non verrà mai caricato allora. Non verrà caricato dall'ospedale. Dobbiamo vederlo. Adesso attraversiamo e ci vediamo fra poco dentro la Conad. Quindi poi vediamo. Ciao ciao. 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 No, io chiudo. Ammazza, vuoi... È giusto. Andiamo di qua. No, andiamo nelle strisce. È lo stesso. Laggiù in fondo, cos'è il semaforo? No, sono lì, dai. Sono lì. Ha ragione, è confuso. Sono qua. Il padre di signore. Non le stai in mezzo, sono l'unica donna. Vai via, sparisci. Inquadralo. Me la posso fare. Ma mi sono già fatto riprendere. Mo adesso dovresti mettere il culo in forma della tua faccia. La metto! La prossima volta. In quei dei ciabibani, si vede che apri. L'ha vista il video che abbiamo fatto noi? Sì, Pochi. Gli è piaciuto? No, non penso. Sono qui? Sì, che mi è piaciuto. Della verità. L'ultimo che ho fatto. Sì, dai. È un po' corto, però dai. Va bene. 9 minuti. Ti conviene, okay. Vabbè. Vado. Guarda che bello sfondo. Guarda che bello. Sì. Insomma che so. Guarda che bello. What the fuck? Vieni qua. Guarda che bello. No, stai registrando. Come sono apparso. Io ho detto what the fuck, che te registri, è meno così bello. È bello. Dai, va che qua. Andiamo di qua, va là. Io sono l'unica che non ho comprato niente, sono brava. Ma... No. Deve tenersi in forma. No, sono già pronta per la prova. La prossima settimana mi ammazzo, ti giuro. Non mangio più niente, bisogna morire di fame. Deve tenersi in forma. Dalla prossima settimana in poi. Che se si mette a piovere riesce a scansare la pioggia. Andiamo al parco. C'è aperto. Cosa? Andiamo al parco, c'è aperto. Adesso? Sì, c'è aperto. Andiamo al parco, c'è aperto. Di là. E quindi? Mangia. Muoviti. Mangiatele. Vuoi mangiarle dopo, mica adesso. Le pagate. Vuoi mangiare anche il dentifricio? No, quello magari lo uso dopo per lavarmi i denti. È un'idea! Che uso? È un'idea, uso il dentifricio dopo per lavarmi i denti. Faccio così. C'è quella del coso, visto? 65, ce l'ho! Aspetta! C'è quella che è stata eliminata dal... Ah sì, non cercavo solo quella, infatti è stata eliminata. La faccia di Francesco! Buonissimi, guardami! La faccia di Fra. Mi sembra che mangi. Stai a registrare? Maledetta! Continui! Io è di là! Tutto dritto! Sì, è vero! Adesso per andare più! Vedo Antonio, lo investo con la piano, macchina! Piano, è che è vero! Aspetta, fermi! Quale parco è? Non capisco! Della resistenza! Ah! Te ti devi resistere, perché se entri e non resisti è finita! Bisogna resistare! No, guardiamo, si butti! Le macchine, ma non penso! Non buttatevi! Che però la responsabilità è la mia. Mia minorenni, chicca.
sei mica minorenni ancora. Sì, ma... Minorenni, sì. Dai, su. Andiamo. Andiamo, via. Ma te la... Ci scoccia la punta. Adesso stiamo andando al parco, dopo essere andati al supermercato. Sì, è una... non possiamo dirlo. Appunto, è un supermercato grande. Andiamo al parco. Vai piano, ci siamo noi. Chi? Cosa? Vai piano. Ah! Che cacchio. Oh, te l'ho scritto io, mica. Questa è la mia parrucchia. È la mia. È quella che mi ha fatto i capelli schifosi. È una vecchia. Non è una vecchia, la mamma. T'ha visto? Perché te l'hai guardata. Io l'ho guardata, se ne accorto dei tuoi capelli. Io l'ho guardata. Non ti ho guardato. Quelli sono i capelli schifosi che avevo per la Federica. E le ho rubato a 65. No dai, ma già. Allora, come taglio, come taglio è stato... Grazie per avermi spinto nella trappola. Ah no, aperto. Non è un, non è un garage. No, è un barfale. Ho intrappolato fra, ma perché inquadro le patatine? Ho intrappolato fra. Guarda anche qualcosa. Supera che il patatino non è alto. Guardi. Puoi fare un saltino. Niente saltino per fra. Farò l'allenamento. Voglio stare in mezzo. Sono come il prezzemolo, voglio stare in mezzo. Vai, comincio a mangiare pulito. Oh, alleluia! In diretta sbuccio. In diretta sbuccio le patatine. Io non mangio niente perché ho bevuto il Nesquik poco fa e tra poco mi viene su. Ma scusa, che gusto sono quelle? Sono patatine normali, salate. Sono buonissime. No, sono buone, non so, sono, sono fatte. Guarda che bella atmosfera, che è venuta su queste luci. Quanti colori. Sembra viola il cielo. Sembriamo dei deficienti ormai. Ciao Bivanni con le patatine. Non dure. Eh? Sono dure. Sono dure. E quindi? Prova. No, non ci fa. Non ci fa. Sono più dure. Come sono più dure? Delle patatine normali sono più dure. Sono più dure delle patatine normali. C'ho paura. Non mi dure. Oddio, come ho preso io? Mangia piano. Ok, queste sono scadute dal 1895. Caglio! Quanto a male? 24/5/2014. Hanno... Guardate la patatina col cappello. Il dito. Hanno modificato la data, queste sono scadute, ve lo dico io. Mamma mia. Io voglio che spaccarmi un dente queste patatine. Qui c'è una scuola. Avrò inquadrato più un po' di centinaio. Ok. No, perché io quando ho fatto il video con Mauro ho inquadrato tutto tranne. Adesso non inquadrato, comunque là, quella lì è fra la casa di Antonio. Questa qua. Dove? Mi sa che anche quello lì è sotterrasso. Quello là. Secondo piano. Quello lì. Non è sotterrasso? Può essere. Se c'ha il terrasso. Se gioca sbacca e poi c'è no. Peccato. Ehi, era un vlog. Poteva essere un vlog divertente. Vedete che faccio una cosa, eh. Dove c'è un po' di luce mi riprendo. Non ho potuto fare niente. No, grazie. Sto diventando una cicciona. Come farci a massare? Allora, andiamo nelle strisce per piacere, così se ci investono abbiamo ragione noi. Se non ci investono non abbiamo ragione, moriamo. Prima questo ci investono prima a me perché non per prima. Allora. Vediamo se stiamo inquadrando giusto. Vediamo che me. Sai parlare. Amblele. Ricordo che a 3 anni per convincermi a parlare mio padre mi tirava il naso, io già la crema. No, no.
Mi era preso un farfallone. Ho girato la faccia, non so se ne hai visto. Quando siamo arrivati in quadro, magari anche chiuso, adesso ci toccherà anche ritornare indietro. Allora, siamo arrivati, guardate quanto spoglio. Cioè, non c'è anima viva, forse laggiù. Tutti anime morte. Ecco, quelli laggiù sono zombie che stanno festeggiando. I fantasmi hanno paura a venire qua, figurati. Guarda che roba, il nostro parco è... Non è un parco. Ma, prima di me con i coglioni. Il nostro parco non è un parco. Il nostro parco è un altro. Le volte aiuto, non c'è una guarda che... Le butti via. Sì, non le voglio più. Ti rendo sta Federica. No. Come coriandole, sì. No. Cioè, guarda, sono bidone là, guarda. Non le vuoi qua? No, non le voglio. Non si vede niente. Comunque stavo scherzando. Ecco, ti ho detto, non vieni qua, vieni. Sembra una scimmia. Ah, queste sono le cassate di me fra. Ti sto inquadrando? Dove sei? Ah sì, c'è un omino che... Guarda, che se ne corrono! Magari faccio così. Si vedono? Non si vedono! Ecco, Mauro. Guarda come sculettano! Mauro la Federica. Io dove non ci sono? Sì, è là! No. Con chi? Che male! Mi presti la vacchina, la mucchina. La vacchina. La vacca. C'è un'ora da solo, guarda. E sarà anche là. Ce ne sarà anche là. Stanno scappando tutte adesso. Sì. Ti stiamo chiamando. No? Tieni! Sì, stanno chiamando. È il momento delle papere. Grazie. Mamma mia, non si vede assolutamente niente. No, somigliava. Sì, è vero. Adesso ci mettiamo qui con i pattini a... Che figata che sarebbe. Anche adesso sono calate le tenebre. Sì, sicuro. Infatti stanno anche qui. Siamo venuti proprio nell'ora notturna. Vieni qui. Cos'è un cane? L'uomo che fissava le pecore, uguale. Chi, tu? Allungato no, la testa per vedere. Guardalo! Se va da Mauro vuol dire che quello là è Mauro D'Anatro. No, questo sono io, vedi? Oddio, sei tu. Questo sono io, questa è la mia. Questa è la mia. Sto avvicinata a me. Fatto. Fammi passare. Balena. A te balena, figurati. Bellina. Balena! Ah, balena, avevo capito. Balena. Ehi, vieni qui, ti do un pugno in naso. Scappa. Non la posso neanche riprendere, dov'è? Sì, l'avrò ripresa? Penso di no, perché lo sei in tubo. Ah, perché c'è il richiamo della femmina. Ma perché faccio sempre video notturni io? Tu sono vampiro. Sono una mezza vampira. O intera, non lo so. Se intera non usciva di giorno. Almeno che non è Blade. Ho l'anello diurno. Ah, come va Bristyles. Detto giusto. Tipo Blade. No, c'ho la... Elena. C'ho la collana. Io c'ho veramente la collana comunque. Di che cosa? Di Elena. Veramente? Sì, l'ho presa da internet. È la stessa? Con la verbena dentro. Non ci credo. Ti giuro. Allora te la faccio vedere. Ragazzi, allora, quando siamo tornati indietro dal parco, che eravamo lì sotto casa mia a salutarci, abbiamo sentito uno schianto pazzesco. Se andate a vedere, c'era una macchina accappottata. Allora, ci eravamo avvicinati per vedere se c'erano dei feriti, se c'era qualcuno che si era fatto male. Praticamente c'erano le persone lì intorno che stavano spiegando cos'era successo, quelli che avevano assistito. Hanno detto che praticamente c'era questo ragazzo ubriaco che andava velocissimo in macchina, passava tipo zigzag,
è andato a schiantarsi praticamente in una macchina parcheggiata. Ma non è che è andato a incustarsi e basta. Nel momento che abbiamo sentito lo schianto, che siamo andati a vedere, abbiamo visto la macchina che da così è cominciato a fare così su un fianco. E la macchina, quella che era parcheggiata, l'ha spostata tipo di mezzo metro da dove era parcheggiata prima, l'ha spostata in avanti e aveva la gomma della ruota posteriore che ormai stava andando per i cavoli suoi. Il tizio dentro non si è fatto niente, fortunatamente, e ovviamente era un po' scioccato quando è uscito. Sono arrivati di corsa i vigili del fuoco, l'ambulanza, i carabinieri, così. E metto anche le foto qui di quello che è successo. Ne metto solo una però, giusto per rendervi conto un po'. Non ho fatto la foto alla macchina quando era impennata, perché ero un po' scioccata. Era la prima volta che vedevo un incidente così dal vivo. Soprattutto, cioè, di incidenti dal vivo ne ho visti, ma che si incussavano e basta, ma non che la macchina era andata su un fianco. Quello non l'avevo mai visto. Infatti ero rimasta lì per tipo una ventina di minuti così. Ho detto, oddio mio, cos'è sta roba. Ero rimasta un po' scioccata. Infatti la foto alla macchina così non l'ho fatta. Dopo il mio amico Francesco ha aiutato tipo 4-5 persone a spingere la macchina per farla ritornare al normale. E è stata una scena pazzesca, ragazzi. Non si è fatto male a nessuno, almeno quello, dai. E Dio, non so che dire. Abbiamo finito così la serata, dai. Eravamo anche usciti un po' tardi, perché Francesco aveva da fare delle robe. E dopo ci siamo visti verso le 6:10 più o meno. Per questo che avete visto che da un momento all'altro era diventato buio. Questo video non l'ho neanche iniziato la mattina appena sveglia. E proprio perché pensavo di rimanere a casa oggi. Non avevo assolutamente nessun programma. Però io quando vado via con i miei amici mi piace parlare, mi piace fare i vlog, tanto che camminiamo, anche se non succede niente, mi piace. Ma ci ho preso gusto. E niente, io adesso sono mezza in pigiamata. Quanto sono sexy. Guardate qua, con i miei pantaloni firmati comprati a Roma. Ok, arrivati a una certa ora io divento così. Devo anche mettere la maglia del pigiama, perché sennò vado a letto così. E niente, ragazzi, questa giornata si conclude così. E niente, buonanotte, al prossimo video. Ciao!